Beh, come tutti sanno, questo è un festival voluto, sostenuto caparbiamente dal tenore Salvatore Cordella di Copertino, che con questa sua, diciamo, iniziativa, con tutta la sua famiglia, ha questo senso di restituzione alla comunità dei valori dei quali lui si è dotato proprio crescendo qui e poi è andato in giro per il mondo e ha visto che questi valori sono importanti. E proprio attraverso la musica, io penso che questo senso di appartenenza diventa fortissimo, ha coinvolto tutti, ci siamo tutti, noi del Sesto Armonico, e poi c'è Sergio La Stella, il maestro La Stella che è un veterano del teatro d'opera, sono più di 35 anni che lavora al Teatro dell'Opera di Roma come maestro di sala, è stato maestro direttore per tantissimi grandi direttori d'orchestra che si sono avvicendati al Teatro dell'Opera di Roma. Abbiamo anche la partecipazione di Pino Peris che è uno dei più esperti nel mondo del musical teatrale, soprattutto quello italiano ovviamente, ha lavorato per anni con Garini e Giovannini, quindi i tre spettacoli che quest'anno il festival presenta sono tre spettacoli, uno incentrato appunto sul musical della serata del 24 al Castello, sul musical L'Operetta diciamo, e la commedia all'italiana, cercando di tracciare proprio tutti i percorsi che li uniscono. C'è il 23 un galà, quindi il giorno prima, il sabato, un galà tutto dedicato all'opera lirica, sempre col Sesto Armonico e Sergio La Stella. E poi, stiamo andando a ritroso, a Gambero, il giorno 20, c'è uno spettacolo che propongo io sulle mie memorie di Sanremo, con musiche e con la partecipazione di tanti cantanti già conosciuti al festival e non al Festival di Copertino ovviamente, ma anche al Festival di Sanremo. C'è anche qualche sorpresa di qualcuno che veramente c'è stato su quel palcoscenico. Eccoci pronti alla quinta edizione del Festival Internazionale delle Arti. Quest'anno un cocktail di lirica, danza, giovani promesse, germogli d'arte, commedia italiana, operetta, musical, con tanti ospiti particolari da Piero Mazzocchetti alla Maria Pia Piscitelli, al maestro Peppe Vessicchio, Enzo Campagnoli, Pino Perris. Quindi veramente una kermesse che praticamente porterà la musica a tutti i livelli, quindi siete tutti invitati e vi aspetto. La serata del 23 si articolerà, sarà una serata dedicata al melodramma e avremo la presenza dei germogli d'arte. Abbiamo invitato uno dei germogli d'arte dell'anno scorso, che è il soprano Siu Shin, che tornerà e ovviamente sarà nostra ospite perché ha gradito di tornare e noi siamo contenti di ospitarla nuovamente. Poi avremo il giovane soprano Lorena Zaccaria, anche lei farà un suo pezzo che sarà il valzer di Musetta dalla Bohème e poi farà un duetto, un pezzo molto bello, duetterà con Salvatore Cordella facendo L'alba separa dalla luce l'ombra, una romanza di Tosti anche molto molto appassionante, molto, molto gradita anche al pubblico. E come già in passato c'è anche il premio Germoglio d'arte, i Germogli d'arte. Quest'anno c'è anche tra i premiati non solo un violinista straordinario che abbiamo nel Sesto Armonico, Gennaro Desiderio, ma anche una danzatrice, quindi anche la danza. E quello che era il progetto iniziale di Salvatore, quello del Festival delle Arti, piano piano si sta realizzando. Certo, da soli non potevamo subito mettere in campo tutte le arti, però stiamo cominciando ad allargare lo spettro, e quindi quest'anno si aggiunge anche la danza. Diciamo di gente che dal primo C'è anno ci ha una seguito. novità: stiamo collegando a questa iniziativa di esecuzioni musicali anche un aspetto formativo. Quindi Salvatore ha intenzione di creare un corso accademico
per poter poi proiettare coloro che hanno partecipato e hanno meritato nella prossima edizione sia cantanti che danzatori verso una possibilità espressiva creata proprio dalle maestranze del festival, perché no, abbiamo ipotizzato anche quella di mettere su una piccola opera, un'operina, un'opera in versione ridotta per permettere a un gruppo di cantanti di poter anche provare cosa significa stare su un palcoscenico guidati da un regista e guidati musicalmente da un direttore d'orchestra.